Sì, grazie, grazie Carmine per la linea. Dunque, tutto pronto per il premio Prisco. Sono state scelte le terne dalle quali scaturirà appunto il vincitore, o meglio il nominativo del vincitore di ciascuna categoria. Ve le diamo molto velocemente. Dirigenti di società: Giuseppe Marotta dell'Inter, Francesco Colombarini della SPAL, Fabio Paratici della Juventus. Allenatori: Roberto De Zerbi del Sassuolo, Leonardo Semplici della SPAL, Roberto D'Aversa del Parma. Calciatori: Kalidou Koulibaly del Napoli, Federico Chiesa della Fiorentina e Duvan Zapata dell'Atalanta. Tra l'altro protagonista Zapata, il colombiano ex Napoli, proprio nelle ultime settimane, anche nella partita di Coppa Italia, testé consegnata agli archivi contro la Juventus, splendida vittoria della squadra di Giampiero Gasperini. Italo Cucci al mio fianco, perché questo premio ormai fa parte della storia. Beh, fa parte della storia perché è partito con un nome buono. Certo. Io sono stato amico di Peppino Prisco e quando mi hanno chiamato a far parte di questa giuria è stata una gioia per poterlo ricordare sempre, e la cosa più bella è che lo ricordiamo sempre. A parte venire qua, Zaccagnini, questo pezzo d'Abruzzo stupendo, e quindi felicemente abbiamo anche quest'anno partorito le terne dei possibili vincitori. E poi tra l'altro sono da sottolineare sempre i principi che ispirano, no, questo premio. Certo, perché non guardiamo tanto e soltanto al successo che uno può avere, ma anche alla personalità dei singoli personaggi che vengono, fra dirigenti, giocatori, allenatori, giornalisti. Tutto viene fatto con uno spirito particolare, che è lo spirito di Peppino. Ogni tanto in giuria viene fuori qualche nome e mi permetto di fare il censore prischiano dicendo: beh, questo forse non gli sarebbe piaciuto. A parte che poi abbiamo Zavoli, che è veramente la garanzia finale importante di questa giuria. Assolutamente, tra l'altro sono 17 edizioni, non si è mai interrotto questo premio, sinonimo ancora di più di credibilità, no? Sì, perché ci ritroviamo intanto in letizia, certo, perché Zaccagnini ci dà la base di questo incontro, e poi perché riusciamo con una chiacchierata abbastanza semplice a ritrovarci sempre unanimi nelle designazioni. Non ci sono mai state polemiche o altro, però la discussione si fa, ognuno porta il suo candidato. In questa edizione abbiamo avuto meno difficoltà. Io pensavo, passano gli anni, forse dopo non si sa più dove andare a prendere, no? Perché dici i migliori. In realtà, grazie a Dio, il calcio ancora partorisce dei personaggi positivi. Non c'è alcun dubbio. Il premio speciale della giuria quest'anno sarà conferito all'ex presidente dell'Inter, il cavaliere Ernesto Pellegrini, che vinse lo scudetto nel 1989 con Giovanni Trapattoni allenatore, l'Inter dei record. Sì, tutti dite l'Inter dei record. Però non è così. No, è un record solo, quel campionato. Certo, fu un record di punteggio, mi ricordo, credo l'ultima partita con la Sampdoria, quella che designò anzitempo, sì, vinse il campionato molto prima della fine, ed è un bel ricordo, ma è soprattutto un omaggio a Ernesto Pellegrini, che è un uomo straordinario. Io ricordavo mentre si parlava, Pellegrini è quello che ha inventato a Milano un grande ristorante da 1000 coperti dove si può andare a mangiare il giorno e la sera pagando un euro, e chiaramente non ci vado io, non ci va qualcun altro, ma ci vanno quelli che ne hanno bisogno, ed è un uomo di una generosità straordinaria. E di grande sensibilità. Questo molto, punto. Molto, molto. E anche il suo periodo interista è stato un periodo abbastanza divertente. Ricordo solo l'incidente di Orrico, che speravano di poter lanciare una novità, e poi dopo la Serie A mangia spesso e volentieri anche i più bravi allenatori. Facciamo una rapida digressione, parliamo di calcio giocato, Juventus cannibale, le altre partecipano a un altro campionato in pratica, no? Sì, ricordavo però, vedi, la sconfitta di ieri sera, il Corriere dello Sport stamattina ha fatto un titolo particolare dove dice: sanno anche perdere. E mi è venuto in mente, lo diceva Zavoli, un'antichissima frase di Scipione, il quale disse: vincere è molto importante, stravincere è pericoloso. Sì. E allora ogni tanto questa Juve che te lascia almeno la Coppa Italia è umana. È umana. Mi sono permesso stamane nel scrivere sul quotidiano nazionale i due allievi di Galeone, Gasperini e Allegri, che ogni tanto si ritrovano, ognuno spende quello che il maestro gli ha insegnato, e ieri sera ha vinto Gasperini. Sì, sono stati due grandi protagonisti di due, certo, Serie A, di due promozioni, certo, in Serie A, Gasperini nell'86-87, mentre Allegri nel 91-92. Era sconosciuto Allegri, ma esatto, grande talento, talento puro. Sì, soprattutto, vedi, quando
ex calciatori che hanno manovrato all'interno della squadra riescono a restare, diventare bravi allenatori restando calciatori, il che vuol dire sapere trattare quei calciatori. Ci sono molti che brillantissimi però sbagliano quando vogliono fare quelli che stanno molto sopra. È stato davvero un piacere, Italo Cucci, ci vediamo lunedì 13 maggio. Assolutamente presenti, perché l'incontro vale sempre la pena. Grazie, grazie ancora Italo Cucci. Noi chiudiamo con alcune news di mercato per quanto riguarda il Pescara. Manca solo l'annuncio: Machin ceduto al Parma, prestito con obbligo di riscatto, 2 milioni più bonus. Da subito a disposizione il giocatore guineano di Roberto D'Aversa. Questa mattina si è svegliato presto, è partito Machin alle 6 da Pescara e ha svolto le rituali visite mediche. Ricordiamo che il 50% del ricavato di questa operazione andrà alla Roma. Manca solo l'annuncio. Per quanto concerne l'attacco, ieri vi abbiamo anticipato la notizia, avevamo parlato anche con Daniel Ciofani che mostrava delle perplessità. Ebbene, il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe ha posto ufficialmente il veto alla cessione di Daniel Ciofani, classe 1985. Si torna a parlare di Carretta, che non è proprio una punta centrale, è un esterno. Carretta, di proprietà della Cremonese, potrebbe uscire dal club grigio-rosso. E poi anche Falasco dovrebbe essere ingaggiato, il terzino sinistro, classe 1993, dal Perugia. Ricordiamo, Liviero è passato invece in prestito dal Pescara al Fano dopo un periodo di prova agli ordini di Beppi Pillon. Nel Teramo, attenzione a Lewandowski, piace al Perugia, difficilmente questa operazione si farà a gennaio, ricordiamo la chiusura del mercato alle 20, dunque tra qualche ora. Per il momento è tutto, dalla cantina Zaccagnini abbiamo concluso, la linea può tornare a te.